Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. La sua trasmissione viene interrotta bruscamente, fatto fuori volto amatissimo l'emittente ha deciso. Cos'è accaduto? È terminato il nostro tempo a disposizione come è terminato il ciclo delle mie conduzioni, lo ha annunciato a sorpresa durante una delle ultime puntate, lasciando il pubblico sconcertato dalla notizia. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vederlo abbandonare la trasmissione, eppure alla fine pare che Mediaset abbia deciso di stopparlo. Si conclude la sua avventura sulle reti del Biscione, in attesa di capire in che direzione deciderà di proseguire. Eppure, fino a qualche tempo fa, raggiunto dai microfoni di TV, sorrisi e canzoni, il conduttore sembrava di tutt'altro avviso, andremo avanti almeno fino alla prossima estate. Diceva senza prefigurare scenari funesti. Effettivamente la decisione di Polonio Monzesi ha colto di sorpresa un po' tutti, forse anche il diretto interessato. Cos'è accaduto? Augusto Minzolini via da Mediaset. Saluta il pubblico di Stasera Italia Weekend. Pare sia stato fatale lo scontro con i competitor delle altre reti, in termini di ascolti Augusto Minzolini è stato annichilito dai vari Fazio, Gramellini e Bortone, che da settimane si spartiscono il bottino dello share della domenica sera. Mediaset alla fine ha deciso di sollevarlo dall'incarico, ad annunciarlo è stato il conduttore stesso che in una delle ultime puntate di Stasera Italia Weekend ha comunicato ai telespettatori la propria uscita di scena. Ringrazio tutti, è stata un'esperienza nuova che mi ha arricchito. Mi sono trovato benissimo con tutti i collaboratori che mi hanno accompagnato in questi mesi, dal regista agli autori dai truccatori ai cameraman. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito. Vi auguro buon Natale e uno splendido Capodanno, parole le sue che sanno di addio e non di arrivederci. L'avventura Rete 4 dell'ex direttore del giornale si interrompe a soli 3 mesi dall'inizio della stagione. Una morte annunciata, televisivamente parlando, visto che a settembre il Biscione aveva messo al suo fianco Safire Alleccese, nel tentativo, secondo alcuni, di sostenerlo davanti alle telecamere. I telespettatori che hanno apprezzato il suo lavoro dovranno semplicemente mettersi l'anima in pace, nella speranza di rivederlo magari prossimamente in un'altra trasmissione. Ora, infatti, non resta che attendere novità ufficiali, magari in concomitanza con l'arrivo del nuovo anno. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.